Un'emissione filatelica dedicata alla 729esima edizione della Perdonanza Celestiniana, che però ha un risvolto solidale perché il sovrapprezzo applicato andrà all'Emilia-Romagna. L'emissione è stata presentata in comune, un ulteriore riconoscimento per la Perdonanza Celestiniana che cambia passo e lo dimostra il fatto che giovedì sarà presentata a Roma al Ministero della Cultura. È un ulteriore suggello dell'importanza che la perdonanza sta maturando nel panorama nazionale, l'attenzione da parte del governo naturalmente, oggi con la presenza del sottosegretario Bergamotto, fra qualche giorno a Roma con il sottosegretario alla cultura Mazzi, che fa seguito al riconoscimento dell'UNESCO, all'apertura della Porta Santa da parte di Sua Santità. Insomma, è un percorso che stiamo cercando di fare con i giusti tempi, ma credo che si possa parlare sicuramente di una perdonanza, chiamiamola così, 2.0 rispetto a quella che abbiamo ereditato. Oltre al sindaco e al sottosegretario Fausta Bergamotto, erano presenti alla conferenza stampa il presidente della regione Marco Marsilio, il responsabile della filateria di Poste Italiane Giovanni Marchetti, il responsabile filateria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Matteo Taglienti. Il sottosegretario Fausta Bergamotto ha parlato di assoluta novità. Il 10 maggio scorso il governo ha deciso che era possibile applicare la maggiorazione sui francobolli per cause di solidarietà e beneficenza. Da aquilana si è detta molto felice di questa emissione che celebra una delle manifestazioni più antiche del paese. Noi in occasione del Giubileo della Perdonanza abbiamo ritenuto di fare questa emissione filatelica che abbia appunto l'idea del sovrapprezzo, che è una cosa, devo dire, nuova in campo filatelico, perché è una norma che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 maggio e che dà la possibilità di destinare il sovrapprezzo sull'emissione di ogni singolo francobollo, nel caso specifico di oggi, alle popolazioni alluvionate del maggio scorso dell'Emilia Romagna, e quindi di rendere anche un omaggio a chi ci è stato vicino, a noi aquilani, nel momento del bisogno.